Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Capitani Coraggiosi, la trasmissione della TV38 che racconta i capitani, appunto, i protagonisti dell'economia della Toscana. In studio con noi c'è Gianni Gori, ben trovato, Grazie, CEO di buonasera. Graziella Group, che ringraziamo di essere qua anche perché l'influenza di questo periodo Ci ha l'ha colpito. colpita, però insomma resistiamo Resistiamo e sicuramente. procediamo con questa intervista che però inizia da un servizio che ci racconta la storia della sua azienda di Graziella Group e quello che fa. Ci vediamo al servizio e poi ne Il bello fatto bene. Questa è la filosofia di Graziella Group, l'azienda Orafa che nasce nel 1958 dall'iniziativa di una giovane donna, Graziella Buoncompagni, che a soli 17 anni aprì ad Arezzo un piccolo laboratorio. Quel laboratorio oggi è diventato un'impresa che fattura milioni di euro l'anno. Il core business dell'azienda è sempre stato e continua ad essere la produzione di gioielli in oro, sfarzosi e in uno stile definito barocco. Moderno, ispirato alla scultura. Questi oggetti di lusso sono disegnati dal Centro Creatività, una divisione fondata nel 2004 su iniziativa di Gianni Gori, figlio della fondatrice e presidente dell'azienda, che ha deciso di aprire un centro specializzato nello sviluppo di idee originali. Progetto che ha avuto i suoi frutti, visti anche come premi ricevuti, come il riconoscimento per la creatività assegnato a uno dei loro gioielli in occasione di Oro Arezzo 2017. Grazie anche alla collaborazione dei figli Gianni e della sorella Maria Rosa e dei nipoti, l'impresa ha ampliato la propria offerta e ha avviato la creazione, accanto ai gioielli, anche di orologi e articoli in pelle. La produzione orafa della società ha avuto grande successo, oltre che in Italia, anche all'estero, catturando in particolar modo l'attenzione del Medio Oriente e dei paesi arabi, zone in cui ha infatti aperto molti store. A dimostrazione dell'impegno verso il mercato asiatico e la sua recente partecipazione a settembre 2017 alla Fiera di Hong Kong, il più grande evento orafo a livello mondiale. Si tratta di un fronte importante, quello estero, poiché all'export è destinato il 95% della divisione Luxury. Per ritornare sul suolo italiano, vale la pena ricordare anche la partecipazione di Graziella Group a Pitti Immagine. I gioielli dell'azienda hanno infatti sfilato lo scorso gennaio sulla passerella insieme alle collezioni degli stilisti di Pitti Uomo. Una società, quindi quella aretina, italiana nello stile e nei principi, ma dal respiro internazionale. Siete arrivati alla terza generazione, con quali numeri? Come Quali numeri dal punto di vista fatturati? dimensione aziendale? Ma, noi, diciamo così, dal punto di vista fatturato, il 2017 tendenzialmente si dovrebbe chiudere sui 65 milioni di euro sulla divisione Luxury. Poi abbiamo i 6-7 milioni sui quali si dovrebbe aggiungere la nuova acquisizione di Brecciarini e i 14 milioni sulla divisione Green Energy, quindi per un totale di circa 85 milioni di euro. E abbiamo già disegnato il tridente, anche Sì. appunto il lusso, l'oro principalmente, la divisione borse, diciamo così, pelletteria con l'acquisizione di Bracciolini che affronteremo più avanti e l'energia che lasciamo per ultimo. Allora partiamo da loro. Come sta l'oro di Arezzo? L'oro di Arezzo non benissimo perché ci sono problematiche relative ai consumatori che tendenzialmente ormai in Occidente non hanno più l'attenzione all'oro sia come forma di investimento che anche come abbellimento personale. Quindi questo è un problema culturale importante. Dopodiché c'è un problema dovuto anche ai prezzi dell'oro che negli ultimi anni logicamente sono aumentati tanto. Quindi, per Arezzo solo le aziende dedicate all'export, soprattutto in alcune aree del mondo, tipo quella di Hong Kong o del Medio Oriente o Nord Africa, possono superare meglio la crisi che attanaglia il discorso consumatori e il discorso La prezzi. sfida è trovare nuovi mercati o forse c'è da ripensare anche, come dire, l'organizzazione, la struttura del distretto, che è un modello ancora valido? Ma sicuramente il distretto è un modello valido.
L'unico problema è che dovendo internazionalizzare sempre di più le aziende c'è bisogno sempre di una maggiore dimensione, perché per sopportare i costi e le organizzazioni per andare costantemente all'estero, le realtà di 6-7 persone, dipendenti, piccole realtà così, faranno sempre più fatica. Quindi bisogna cercare di raggrupparsi e far sì che una squadra un po' più di 30, 40, 50 persone riesca a internazionalizzare meglio proprio la propria realtà, la propria azienda. Peraltro la rete di piccole imprese, insomma, anche in questi anni di crisi ad Arezzo ha continuato a combattere, ce ne sono moltissime, molte hanno chiuso, ma sì, sì, ce ne sono molte, piccole che lavorano, il tessuto è ancora, insomma, il tessuto ricco. È valido, lavora anche come conto terzi ancora per tante aziende importanti, però ecco, la dimensione è diventata il problema dovuto all'internazionalizzazione. E se si parla di industria 4.0, invece l'oro di Arezzo è al passo con i tempi, o anche qui è una questione di dimensioni aziendali? L'industria 4.0 tecnologicamente, dal punto di vista di innovazione, sicuramente è importante, perché riuscire a essere sempre più industrialmente capaci di produrre prodotti più leggeri, prodotti più economici, grazie a tutto quello che racchiude un po' l'industria 4.0, è sicuramente importante. Specificatamente sul prodotto oro, no, ma tutto quello che ne è a monte è sicuramente importante. Sull'oro c'è ovviamente, vuol dire, un'artigianalità che ancora deve andare inevitabilmente per la maggiore. In questo senso è importante anche la formazione però dei nuovi lavoratori, creatori anche di gioielli. La formazione è, come dire, all'altezza delle aspettative delle aziende? Ritengo che la formazione si possa fare sicuramente qualcosa di più, perché indubbiamente a livello di creativi, di artigiani o disegnatori ormai non più a 2D ma 3D, quindi a livello ancora più evoluto bisogna fare sicuramente qualche cosa di più, perché la specializzazione che dobbiamo prendere per portare in azienda e quindi la formazione successiva deve essere sicuramente alzata come livello, e quindi non le imprese possono aiutare il mondo della formazione in questo senso? Ma sicuramente le imprese, la scuola insieme, no? L'università, sono tutte cose che vanno di pari passo insieme. Le scuole superiori devono sicuramente alzare un po' il livello qualitativo delle persone, l'università sicuramente ancora di più, e le imprese gli possono permettere di mettere in campo quella formazione che nel frattempo le scuole, le hanno, le università le hanno dato a questi giovani. È un settore che ancora sa attirare giovani, non intendo solo giovani operai, anche giovani menti creative? Ma io penso di sì, certo, se guardiamo un po' Arezzo, sì, se guardiamo un po' distretti vicini Arezzo, i giovani sono un po' più attirati sicuramente dal mondo della moda. Se guardiamo il distretto di Firenze o il distretto del Valdarno, sono più attirati a seguire il distretto moda che non sicuramente il distretto oro, che è un po' più tradizionalista fondamentalmente, quindi meno adatto ai giovani nostri, alle voglie che hanno i giovani che escono dalle scuole oggi. Ha detto una sfida fondamentale per le imprese del lusso, dell'oro, è quella dell'export, andare a trovare nuovi mercati. Un servizio ci dà qualche dato e poi torniamo a parlare. A metà 2017 i principali distretti orafi hanno fatto segnare numeri positivi, e positivo è anche l'andamento nazionale delle esportazioni, in crescita del 12%. Il dato è influenzato dal trend crescente della piazza di Alessandria, la cui componente pietre preziose risulta predominante nel valore delle esportazioni, ma anche i distretti di Arezzo e Vicenza fanno registrare rispettivamente un più 5,1% e un più 1,3%. Secondo quanto risulta all'osservatorio di UbiBanca, nei primi 6 mesi dell'anno le aziende aretine hanno generato esportazioni per circa 940 milioni di euro. Se si considerasse come benchmark annuale una soglia di 1,8 miliardi di euro, media degli ultimi 4 anni, si potrebbe affermare che il passo è quello giusto. Ad un mercato, quello degli Emirati Arabi, che ormai sta contando sempre di meno nell'economia orafa aretina, ma
ma che avrebbe una potenzialità di circa 1 miliardo di euro all'anno, si stanno sostituendo mercati molto dinamici, quali ad esempio Hong Kong, Turchia, Stati Uniti, Germania, Spagna ed altri. Questi mercati crescono da circa 2 anni a doppia cifra e hanno contribuito a tenere vivo un tessuto di circa 1200 piccole e medie aziende orafe. Nei primi 9 mesi dell'anno, UBI Banca Tirrenica ha contribuito a rafforzare il sostegno verso il tessuto produttivo orafo. L'andamento negativo del mercato ha infatti spinto alcune banche estere ad abbandonare il settore. Gli Emirati Arabi hanno fatto la parte del leone nel recente passato. Ci sono mercati nuovi che si stanno affiancando, abbiamo detto di Hong Kong, però un imprenditore per fare bene il suo mestiere deve capire non quali saranno i mercati di domani, ma di dopodomani. Secondo lei? Ma sicuramente il mercato del dopodomani è l'Africa. L'Africa, se riusciranno a continuare a crescere nel PIL con l'attenzione e l'amore che hanno per l'oro come sia tesaurizzazione e come cosa di abbellimento personale della donna, sicuramente l'Africa. E voi come nella vostra impresa come cercate di organizzarvi per andare a intercettare questi mercati? Ma noi siamo fondamentalmente molto già vicini con dei contratti di distribuzione, siamo già vicini, siamo già in Egitto, siamo già per certi aspetti anche in Algeria, siamo sicuramente a Dubai e siamo sicuramente in Turchia. E il prossimo obiettivo del nostro fine anno di quest'anno saremo sicuramente anche in Senegal con un contratto di distribuzione importante. Quindi partendo dall'ex URSS, arrivare alla Turchia fino a tutta l'Africa è il nostro core business vero, dove l'oro è uno dei motivi con i quali noi ci stiamo concentrando sempre di più e penetrare più direttamente tutti questi paesi. Le faccio vedere una fotografia, un'immagine. Un'immagine che si vedono due militari in una piazza italiana, che evoca un pensiero, quello della stretta sulla sicurezza nelle città per la minaccia terroristica. Quando si pensa a minaccia terroristica si pensa a paesi di zone che abbiamo citato anche poco fa, quelli diciamo a vocazione islamica per la maggior parte. Questo come ha influito sui mercati che voi anche andate ad aggredire, tra virgolette, certo, con i vostri prodotti? Ma sicuramente un po' di fastidio lo dà, perché la paura che si crea anche in questi mercati dovuta all'islamismo in senso generale, quello un po' più esageratamente, quello un po' estremista, credo che crea anche delle tensioni interne relative ai consumi. Quindi sicuramente questo non rasserena né il consumatore né tantomeno la voglia di acquistare di alcuni paesi. Un altro freno per la capacità di esportazione sta anche nella dimensione aziendale a cui faceva riferimento prima? Certo, la dimensione, ho detto prima, non è facile per un'azienda piccola poter arrivare nei mercati esteri da soli, perché i costi per poterci arrivare, soprattutto se poi non hanno neanche fatto una politica di brand, quindi hanno spesso prodotti unbranded, non è molto semplice, perché sono sempre preda del grossista o del distributore che detta più le condizioni lui che non la piccola azienda. Quindi dimensione, barra marca, brand che sia, è un problema serio per le nostre aziende più piccole. Le aziende hanno bisogno anche del sostegno spesso del mondo del credito. A questo riguardo le faccio ascoltare un'intervista che abbiamo raccolto proprio in questi giorni. Ribadisce il legame con Arezzo il presidente di Banca Tirrenica e consigliere di gestione di UBI Banca Osvaldo Ranica nella sua prima visita ad Arezzo dopo l'acquisizione di Nuova Banca Etruria. La prima novità è che dopo 15 anni Oro Italia Trading andrà in liquidazione, fin qui l'unico banco metallo italiano di proprietà di un istituto bancario, anche se l'oro rimarrà centrale nell'attività futura di UBI. D'altronde è una società che non rientra nel nostro bacino di interesse, cioè fa un'attività che non ci riguarda sostanzialmente. Cioè non siamo né capaci né così bravi per gestire questo tipo di attività di compravendita oro, perciò lasciamo che lo facciano altri, poi invece noi perseguiremo e continueremo nell'attività dell'oro, perché quella la riteniamo un'attività assolutamente fondamentale per questo territorio. Ha citato l'amministratore delegato dei numeri che sono formidabili, cioè il 29% dell'esportazione sull'oro parte da Arezzo, perciò non possiamo noi permetterci neanche di mettere
mettere in discussione questo tipo di attività, anzi lo ribadisco qui, cercheremo di estenderlo sui territori dove non abbiamo questa attività ma siamo fortemente presenti. Il suo commento a queste parole, poi tocchiamo la vicenda, diciamo, di Banca Etruria. Banca Etruria, sicuramente ha detto una cosa intelligente, credo non è il mestiere quello di una banca di fare come per certi aspetti in alcuni momenti ha fatto l'azienda di cui parlavano prima, che era sempre di proprietà 100% di Banca Etruria. Credo che si devono concentrare sempre di più al servizio delle imprese, sul prestito duro, sul postergato, su quelle forme di assistenza alla crescita delle piccole aziende per rifornirgli la materia prima. E quello sicuramente è una grande capacità che Banca Etruria ha sempre dimostrato e spero che UBI continui, come ha detto l'amministratore delegato, a portarla avanti. A proposito di Banca Etruria, altra foto, un'immagine che proprio evoca la Banca Retina, è stato un caso di risonanza nazionale, ma soprattutto è stato un colpo duro evidentemente per il territorio retino, che ha sempre sentito molto suo questa banca. La storia di Banca Etruria fa il paio con un'altra storia di difficoltà di un grande istituto di credito, quella di Monte dei Paschi a Siena. Due città, entrambe della Toscana del Sud, fortemente legate alla loro banca, che hanno attraversato una grave crisi della banca, entrambe, con due esiti differenti evidentemente, ma comunque momenti molto, molto difficili. Quanto il territorio della Toscana del Sud rischia di pagare queste vicende e quanto ha già pagato? È una domanda importante, perché io sempre sono stato vicino al mondo finanziario bancario e quindi penso che ha sempre parlato anche in momenti non come quelli attuali, dopo le acquisizioni di UBI Banca o dopo praticamente diventata public company di MPS, per il territorio sono due grandi, grandissime perdite, perché non ci dimentichiamo tutto quello che ha fatto MPS per il territorio di Siena. Io giocavo nel Siena nell'83-84, Siena è una cittadina piccolissima. Nei 25-30 anni in cui MPS era alla ribalta, ha portato tutto il territorio di Siena e dintorni, grazie a tutta una serie di forme di incentivi vari a grandissimi livelli, e quindi la MPS per il Siena era importantissima. Banca Etruria lo era altrettanto, ma non nella stessa dimensione di MPS. MPS credo che è stato un problema più grave per Siena che non Banca Etruria per tutto il territorio retino, anche se anche per noi aretini non era una cosa da poco. Quindi la lontananza un po' più ora dai vertici bancari, dei banchieri praticamente di Banca Etruria rispetto a quelle di UBI oggi, sicuramente si farà sentire per tutte le piccole e medie aziende, meno per le grandi, ma sicuramente per artigiani, piccoli commercianti e piccole aziende questa distanza si farà sentire molto di più. Altro tema politico, ma torniamo in campo orafo e lo vediamo con un'altra foto. Funziona la Santa Alleanza, così hanno detto con Vicenza? Ma io credo non c'erano altre alternative, quindi quando non ci sono altre alternative, prima o poi le sante alleanze, che poi non è più solo Vicenza, è Arezzo, Vicenza, ma sono sotto il cappello di Rimini, credo che non ci siano state diverse. Io ho sempre parlato che a me mi piaceva più che fosse tutto sotto il mondo di Milano, però poi le circostanze hanno portato sia Arezzo che Vicenza sotto Rimini, però non è sicuramente l'optimum dal punto di vista internazionalizzazione di quello che è il gioiello e la moda. No? Il gioiello e la moda doveva avere assolutamente una sede che era quella di Milano e quindi sotto più la fiera di Milano che non quella di fiera di Rimini. Poi abbiamo già detto che era il male minore quello di essere stati presi, fra virgolette, sia Arezzo che Vicenza nelle mani di Rimini. Moda, ha detto, allora parliamo anche dei braccialini. L'ultimo servizio e poi lo commentiamo. La prima iniziativa congiunta è stata in Italia, in occasione di Vicenza Oro, dove Graziella ha presentato la nuova linea di gioielli Bijou, abbinata ad una gamma di borse e braccialini ornate con dettagli di metalleria. È iniziata così, sotto le insegne della New Co. Graziella e Braccialini, la seconda vita dello storico marchio fiorentino di pelletteria, finito in concordato preventivo e rilevato lo scorso marzo per 6 milioni di euro dal gruppo Orafo Aretino.
Torino. L'obiettivo è puntare sulle sinergie per rafforzare il brand e le vendite dei due prodotti. Il rilancio prevede due fasi, un piano industriale per i primi 18 mesi e a fine 2018 il vero e proprio progetto industriale di sviluppo. Braccialini riparte dai 9 milioni di fatturati attesi nel 2017 grazie al buon andamento delle vendite e a un primo semestre che ha superato i 5 milioni, con l'obiettivo di toccare i 12 milioni nel 2018. La svolta arriverà con la spinta alle vendite estere, che la nuova proprietà intende far diventare prevalenti. I mercati di maggior sviluppo sono quelli dell'ex URSS, del Medio Oriente, del Giappone e del Nord America. Quanto al retail, i monomarca Braccialini, 4 a gestione diretta e 35 in franchising, verranno mantenuti e affiancati da nuove aperture, specie all'estero. Andare a prendere un'azienda in concordato, benché di blasone, è sempre un atto di coraggio, un po' forse anche di fede. Sta andando come si aspettava? Ma non proprio, nel senso che quando prendiamo un'azienda da un concordato conosciamo l'unica cosa importante, che cosa paghiamo e che cosa prendiamo. Purtroppo quando le aziende si protraggono per un paio di anni come quella, attraverso una procedura dove non potevano mai più fare investimenti, né dal software né da nessuna risorsa di ogni genere, ci sono sicuramente delle problematiche molto più grandi da dover rilanciare. Ecco perché noi abbiamo parlato di un piano in due fasi, una prima 18 mesi con una bella riorganizzazione e un'efficienza maggiore rispetto a quella che era la Braccialini attuale, per poi fare un programma di rilancio dopo i primi 18 mesi, perché abbiamo trovato veramente un'azienda con tantissimi problemi interni, anche se con un grandissimo know-how e una grandissima voglia di fare. Evidentemente, insomma, per fare i bilanci bisognerà aspettare ancora dei mesi, torneremo a farli. Mentre i tempi dovrebbero essere più stretti sull'ultima punta del tridente che abbiamo detto inizialmente, quella dell'energia, ci possiamo vedere anche l'ultima foto che ci accompagna in questo racconto. Siete impegnati sull'energia, sulle rinnovabili con Graziella Green Power, sulla geotermia c'è un progetto importante a Castelnuovo Val di Cecina. Mancano poche carte. Mancano poche carte, il problema dell'Italia è che le ultime carte sono sempre quelle più lunghe. Purtroppo abbiamo per fortuna ricevuto una serie di pareri positivi, sia a tutti i livelli, sia anche a livello comune, a livello Ministero dello Sviluppo Economico e anche con un contratto che facemmo con la Regione Toscana precedentemente. Adesso manca l'ultimo miglio e quindi su questo però non dobbiamo mollare, perché purtroppo le burocrazie italiane, soprattutto in occasione delle elezioni, quando si avvicinano, rallentano tutto il sistema. È una cosa gravissima che gli investimenti siano spesso rallentati da quello che è l'avvicinarsi delle elezioni. E se leggiamo anche quello che ci stanno criticando tutte le società internazionali di revisione, dicono: ma attenzione, che l'unico problema dell'Italia è quello politico, perché c'è l'avvicinamento delle elezioni che si blocca tutto. L'Italia non ha bisogno di essere bloccata, l'Italia ha bisogno di essere spinta e di dare a tutto quello che sono gli imprenditori che vogliono investire la possibilità di accorciare i tempi di investimento, anche perché altrimenti gli investitori esteri non vengono facilmente in Italia. Evidentemente mi sembra di capire che anche su questo dovremmo fare un bilancio più preciso. Allora, assolutamente, tra qualche mese ci ritroveremo qua, se avrà la bontà di tornarci a trovare. Grazie. Per il grazie momento Luca. E con Capitani Coraggiosi ci vediamo come sempre la prossima settimana.